Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di smartwatch. Devo ringraziare Kiwi Time Tech su AliExpress che questa volta mi fornisce un interessantissimo sample del nuovo wearable DTX, magari è conosciuto con tantissimi altri nomi su vari store online. Oggi approfondiamo lui dopo avervi lanciato la sigla. Unboxiamo un pochettino questo orologio, scatola in cartone con logo Kiwi Time sopra, appunto alla miniatura del nostro smartwatch. All'interno troviamo il nostro orologio con cinturini, in questo caso nero. Ricordo che sono cinturini sostituibili con sgancio rapido. Troviamo inoltre il cavo magnetico di ricarica che ricaricherà in un'oretta tutta la nostra batteria, e troviamo una manualistica multilingua, presente anche la lingua italiana. Inizierei a parlarvi appunto di questo interessante DTX. Prima cosa che va immediatamente all'occhio è il display. Finalmente si possono trovare display un pochettino più grandi, in questo caso un bel display da 1,78 pollici, un IPS con risoluzione finalmente 320x385, quindi diciamo definitivamente addio alle vecchie risoluzioni 240x240. Il pannello devo dire che è molto bello e anche abbastanza risoluto, ma soprattutto è oleofobico. Difficilmente troverete tantissime impronte e basterà una passata sopra un nostro jeans, un nostro pantalone, una nostra maglia per farlo tornare bello che splendente. Le cornici sono abbondanti ma non troppo, e si nota contro luce anche una bella curvatura 2,5D. Sotto il cofano un nuovo processore, quindi non più i vecchi MediaTek 2502, ma abbiamo un RTK8762, un processore 2019-2020 per appunto i wearable di provenienza asiatica, che regala una durata della batteria maggiore. Vi parlo subito di batteria: una settimana di utilizzo e avevo ancora, diciamo, più del 40% di carica residua, quindi una batteria che va tra i 7 e i 15 giorni, sempre in base alla vostra connessione, alle vostre attività fisiche, alla quantità, la mole di notifiche che voi ricevete su questo orologio. Quindi finalmente c'è un nuovo processore che comunque non implementa all'interno dell'orologio nessun genere di memoria. Quindi questo orologio è sprovvisto di memoria, non è possibile archiviare alcun genere di dato, aggiungere watch faces tranne quelle presenti nell'orologio e quelle che si possono aggiungere direttamente dall'applicazione. Mi fa tantissimo piacere poter aggiungere altre, ce ne sono una decina, veramente un paio veramente mi hanno fatto impazzire, soprattutto quella con i numeroni più grandi. È possibile accenderlo con la rotazione del polso, impostare, cioè abbiamo il toggle rapido per il non disturbare, il risparmio batteria. Beh, devo dire che hanno lavorato molto bene con questo orologio, soprattutto nella parte grafica, la parte software, con tante iconcine colorate che possono essere messe a blocchi di 9 o anche rimpicciolite e a scorrimento verticale. Abbiamo tante funzioni, anche una parte sport, monitora lo sport, ma occhio che non è presente alcun GPS, quindi le rilevazioni sportive saranno, ragazzi, approssimate, niente di che. È possibile comunque andare a ripescare i vari record, vedere lo stato generale dei nostri passi, del cuore, della distanza percorsa e anche qualche piccolo grafico. È possibile accedere al comparto notifiche,
si ricevono le notifiche, quindi arriveranno le nostre notifiche dalle applicazioni selezionate appunto dall'app che gestisce tutto. È possibile ricevere chiamate, ma non è possibile né rispondere a chiamate e né rispondere ai messaggi. Si accenderà il display al ricevimento di chiamate e messaggi, ma non vi è alcun always on. So che in tanti mi chiedete l'always on sullo smartwatch. È possibile decidere il tempo di l'illuminazione, la durata dell'illuminazione, la quantità dell'illuminazione e anche la durata della notifica sopra lo schermo. È possibile settare anche il livello di vibrazione, quindi c'è tantissima carne al fuoco con questo piccolo e soprattutto economico orologio. Un po' la moda del momento, ma anche lui misura il nostro battito cardiaco. Devo dire, siamo un gradino sotto a una Huawei Band 4 Pro, che sapete è un prodotto un pochettino più professionale, sempre nella sfera degli amatoriali. È possibile inoltre misurare la pressione sanguigna, l'ossigenazione nel sangue ed effettuare una sorta di ECG insieme all'applicazione, e alla fine della rilevazione ci daranno dei dati come il livello di stress e altre piccole chicche. Ora non sto qui a sottolineare che non sono dati medici, però è bello trovarli sopra un orologio. Ovviamente è un buon fitness tracker, quindi senza lanciare nessuna attività lui misurerà i passi della giornata, le calorie bruciate, la distanza percorsa, il sonno. Ho dormito con due smartwatch e devo dire che siamo al rilevamento del sonno abbastanza vicini, sempre alla classica Honor Band 4 Pro. Quindi a livello di sonno mi è piaciuto, ci dirà il sonno leggero, ci dirà il sonno profondo. Abbiamo anche una sveglia, abbiamo anche uno stopwatch e abbiamo anche un timer settabile, oltre al contenitore delle nostre notifiche, che possono essere eliminate o tutte insieme o anche singolarmente. Lui è impermeabile IP68, 5 atmosfere, ho lavato le mani, ho sudato, ma lui monitora anche il nuoto. Non è specificato se nuoto in mare o nuoto in piscina, ho chiesto al venditore e mi ha detto esclusivamente acqua dolce. Quindi se volete andare in piscina, soprattutto in questi periodi estivi, volete farvi due bracciate in acqua dolce, potete tranquillamente usare questo DTX. L'applicazione che gestisce il tutto è Fit Cloud Pro, disponibile su App Store, Play Store. Per i possessori di App Gallery e Huawei come me, e bisogna scaricare la PK singolarmente. Vi lascio l'ultima versione funzionante testata da me in descrizione a questo video. L'applicazione è ben fatta, lasciate ovviamente tutti i permessi aperti, anche quelli della batteria. Non deve ottimizzare l'applicazione e non si disconnetterà mai, stabile fino a 5-6 metri con i muri al centro, in zona libera anche intorno a 10 metri. È possibile ovviamente andare a vedere i passi, sono tutte le nostre statistiche, che non voglio scendere nei particolari perché sono sempre, ragazzi, le stesse. Le misure in modo, le catture in modo benino, diciamo, sulla media della fascia di prezzo. È possibile registrare il nostro battito cardiaco 24 ore, quindi senza alcun problema, e dalla main page fare direttamente con avvia misurazione, fare lo scan completo del cuore, pressione sanguigna, ossigeno del sangue e ECG, tutte dalla stessa applicazione, con un click, rimanendo fermi quei 3-4 minuti per lasciarlo misurare. È possibile gestire ovviamente il nostro orologio, impostare le sveglie, promemoria sedentarietà, ricordarsi di bere l'acqua, ruotare il polso, la misurazione continua 24 ore, anche il monitoraggio della salute. Si può impostare in quale orario lui deve andare a fare anche le altre misurazioni. Io
per essere tranquillo che funzionasse, ho impostato dalle 00 alle 23, in modo che ogni ora lui fa una scansione generale, un pochettino di tutto, tranne che dell'ossigenazione del sangue. Quella bisogna farla manualmente a spot. È possibile aggiungere altre watch faces direttamente da questa applicazione, di quelle già presenti. Insomma, un'applicazione che mi ha soddisfatto. Amici FunBlock Italia, siamo giunti alle conclusioni di questa recensione. Ringrazio ancora KiwiTime Tech. Vi lascio tutti i link in descrizione a questo video se siete appunto interessati all'acquisto di questo orologio, che costa davvero, davvero poco. Lo trovate anche sotto altri nomi nei vari store. Comunque io vi lascio il link di qui, questo che ho provato io, che è sicuramente vi arriverà lo stesso identico prodotto. Posso aggiungere che finalmente un orologio quadrato che, non tranne un paio di watch face, non va a scimmiottare il solito prodotto di Apple, che alla fine è solo apparenza, ma internamente, a meno che non vogliate proprio somigliare proprio a quell'orologio, io consiglio sempre un dispositivo più completo come lui, con più misurazioni, poter scegliere l'intensità della vibrazione, l'intensità della luminosità, la durata della luminosità delle notifiche. Insomma, un buon orologio, soprattutto che non finisce subito la batteria stringendo. Mi è piaciuto, ci ho lavato le mani, ci ho sudato, l'ho usato davvero tantissimo nell'ultima settimana insieme al mio Honor 9X Pro. Io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video se siete appunto interessati all'acquisto di questo ottimo smartwatch a basso costo. Lasciate un bel pollicione in su qualora il video vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale, venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social, soprattutto su tech.offerte per tutte le offerte quotidiane, codici sconto, coupon. E mi raccomando, date un'occhiata a tutti i miei canali partner. Un salutone a tutti e vi ricordo che stanno arrivando interessantissime novità. Ciao!